Terra di cani, terra di gatti, di affluenti a cieli aperti, terra di comici e barzellettieri, di tormenti e di a Lecce, alla casa dello studente. Io ho iniziato a fare ingegneria, lui l'ha continuata. Io invece dopo un anno ho deciso di intraprendere la via artistica, perché vedendo via Lombardia ho immaginato che per fare poi il perito l'ingegnere informatico avrei dovuto prendere proprio via Lombardia in tutti i sensi e andare in Lombardia. Allora Marco, mi sono un attimo impensierito, ho detto faccio il cantaconti, mentre Marco ha continuato, ha studiato, è diventato ingegnere informatico. Marco, sono qui, P40, suona, conta e canta insieme a Daniele Vigna. E in quel periodo io scrivevo già canzoni, ma me le cantavo più per me e per gli amici, e mo le canto pure per voi. A terra, lo potete leggere o in dialetto o in italiano, se scrivo uguale, a terra, però è diversa la comprensione in base a se lo leggi in dialetto o in italiano. A terra. Terra di santi e debitori, di ladroni, truffatori, terra di fuoco, terra di acqua, terra di monti e di speranza, terra di geni, deficienti, di operai e mille madri, di cornuti e innamorati, di politici e qualunquisti. Terra di cani, terra di gatti, di affluenti a cielo aperti, terra di comici e barzellettieri, di tormenti e di veleni, terra padana e siciliana, terra randaggia spezzettata, terra venduta e ricomprata con il sangue degli innocenti. Al prossimo poropopò, se vi volete aggiungere a questo fantomatico esercito brancaleonico. Terra di razze e mille costumi, senza confini, senza armature, terra di giochi e di sberleffi, di cuori grandi e sempre aperti, terra di uomini alquanto invidiosi, tra l'altro anche gelosi, delle mamme, delle mogli, delle amanti e delle figlie. Secondo me, Daniele, di più delle figlie. Pronti? E sono pochi, di imbroglioni e sono molti, di emigranti, di immigrati, di parassiti e di frumiri, cercano tutti di essere saggi nelle occasioni di grandi stragi. Comunque vada, questo resta della nostra grande buona festa del primo maggio. A terra. È giusto, due tre canzoni facevo Massimo, dei intro, e a cavallo degli anni 90 insomma incontro Marco e gli canto qualche canzone, tranquilli. Mi ricordo Marco aveva giocato pure questa canzone, allora era in fase di allestimento perché iniziava a conoscere il magico mondo del marketing con la K dopo gli anni 2000, e quindi ho iniziato a scrivere quello con la C e con la H. Stando nel Salento mi potevo occupare solo di quel tipo di marketing, quello della strada. Io faccio marketing, scritto C-H-E. Io faccio marketing nel mio paese, dove le multinazionali non esistono, ma vendono i loro marchi, sono alloggiati nei nostri ipermercati. Io faccio marketing nel mio paese, dove puoi vendere e come un poco svendere. I nostri saldi sono come i soldi, prima si danno e prima poi non ci scordiamo. E andiamo via, le nostre strategie non le scriviamo, e mappe le applichiamo quando ci servono e poi le nascondiamo. E di cuciamine le guai, le strategie non le scriviamo mai, e ma poi le applichiamo quando ne servere e poi le cuciamo.
E allora pensavo così, disse, allora lo scrivo CHE, così magari mi abito che si può scrivere, lo scrivo io, lo scrivi tu, e se vuol dire, c'ho pure la licenza artistica. Però a quel tempo ero ancora convinto di spostarmi da questo posto, perché ho detto, se devo fare l'ingegnere come faccio qua, no? È complicato, dicevo, non lo so. Allora ho detto, mentre facevo quello che facevo, ho scritto la seconda parte, ve la dico in dialetto o in italiano? In italico, anzi, è troppo rosso. Dialetto? Seconda parte. Io faccio marketing, c'ha lu paese, aggiù comprati ripariti è necessario, tanto su brutti tutti, Daniele, tranne però qui di Assicco, che sono diventati bene dell'UNESCO, no? Ma voi che immaginavi che pari di Assicco diventare bene? Voi pensate che quelli, se non diventavano pari di Assicco, quindi sapete, c'è bene, rifiuto speciale. Ci hai mai fatto caso? Quindi il rifiuto speciale. Però dato che prima non minavano niente, infatti non rifiutavano niente, ma si tenevano le cose, hanno fatto di pari di Assicco. E mo sono diventati bene, patrimonio dell'UNESCO. Molti dei giristani ormai non ci stanno più, l'anima sta a girare, quindi se pizzani che diventavano bene patrimonio dell'UNESCO. Eppure sono diventati. Andrea Stevene, io faccio marketing, c'ho un paese, aggiù comprati li pariti, è necessario, tanto sono brutti tutti, tranne quindi Assicco. Allora tutti, non li mettiamo, forse meglio di mica. Assu, io faccio marketing, c'ho un paese, aggiù con mangi è sempre meglio che cucatti. Se pone tocca, pagamo. Stinnimo l'urazzo e poi lo ritiramo e andiamo via. Le nostre strategie non le scriviamo e ma pigliamo quando ci servono e poi le nascondiamo e dico già viene qua. Le strategie non le scriviamo mai e ma P40 sono appunto il canto di Daniele Vigna. E quindi praticamente, insomma, a un certo punto, fuori di dire che me ne vado, ho cominciato a fare il cantaconti, ho visto che potevo stare in Salento per fare il cantaconti, e allora sono rimasto qua, faccio il cantaconti, P40, sono la punta e canta. Grazie. Io vi do l'arrivederci e soprattutto l'introduzione, ci siamo? Se, no, grazie a tutti, grazie a Marco che da allora, io avevo capito che Marco voleva, già allora mi ricordo nella stanza quando andavo a trovarlo, cioè avevo capito che lui, a parte l'ingegnere, avrebbe intrapreso l'attivismo civico, eh? Io lo avevo già visto, voi non lo conoscevate, ma io l'avevo già visto, insomma. E Marco puoi continuare, eh? Fra un po' c'è anche le elezioni regionali e poi quelle nazionali prossime, voglio dire, qua ormai se si gioca in grande più, giusto in piccolo e in grande, no? E quindi siamo in corsa, siamo in pista, no? Allora, qui lo dico e qui lo nego. La sapete sta frase? Io la saccio di quando sono Bagnone, sento parlare gente che dice qui lo dico e qui lo nego, qui lo dico, qui lo... Tanto che mi hanno sbandato. E dice, ma la dici o non la dici? Non lo so, io sono cresciuto con sto qui lo dico e qui lo nego. Via la vado fane pane, mi racchiù i lupi lo galonzardo. Via la vado fane pane, mi racchiù i lupi lo galonzardo. Verità o saggezza, forse anche ristrettezza, qui lo dico, qui lo nego, ma lo penso, io l'ho già detto, già me stesso. E verità o saggezza, forse anche ristrettezza, qui lo dico, qui lo nego, ma lo penso, io l'ho già detto, e già me stesso. E dal poco avere viene sul sottile ingegno, dice o no, dal poco avere viene sul sottile ingegno, si dice o no, ma se il poco diventa sempre più poco, l'ingegno diventa sempre più sottile, ma se il poco diventa sempre più poco, l'ingegno diventa sempre più sottile, e guardate, guardate, diventa un filo, mi metto su e ci vado in equilibrio, diventa un filo, mi metto su e ci vado in equilibrio, faccio l'equilibrista in una società politica che mi consiglia, faccio
un equilibrista in una società politica che mi consiglia, Daniele, tranquillizzati un po', Daniele, rilassati un po', Daniele, conformati un po', e vedrai che tutto cangia per non cangiare. All together, tutti in paro, finale! Ci siete? Mani e culla luce, se uniti! E para pa pa, para pa pa, para pa pa pa. Allora, lo so che in Salento è difficile andare a tempo, perché ognuno va per i fatti suoi, e lo sanno tutti i turisti. Allora proviamo, vai, finale, all together, tutti in paro, e para pa pa, para pa pa, para pa pa pa. Allora, siamo pronti veramente. Io sono stra emozionata, come penso gran parte di voi. Ecco, quella è una delle pazze che fanno parte del gruppo. Allora, che dire, non seguiremo scalette, protocolli, perché non è quello. Questa è una manifestazione di strada, di piazza. Lo striscione non è qui, è sotto il comune, non a caso, perché i municipi sono la casa di tutti i cittadini, senza colore politico, senza niente. Un cittadino si deve sentire libero di entrare, perché quella è casa sua. E deve essere libero da qualsiasi condizionamento quando democraticamente va ad esprimere il proprio voto di cittadino, chiunque scelga. Questa manifestazione è nata davvero dal basso, è nata in pochissimi minuti, con lo sconcerto che deriva da questa presenza costante, certificata dalle forze dell'ordine, che non siamo noi, della criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni. Le indagini le lasciamo a chi di competenza, i giudizi pure. Però va da sé che Barabita, Sogliano Cavour, Surbo, Manduria, Carmiano ancora non si sa, sono stati commissariati per mafia. Questo è terribile, perché vuol dire che la criminalità organizzata lascia da parte le pistole, mette la cravatta, appende una laurea al muro e va a comandare a casa nostra. E allora grazie a tutti coloro che sono intervenuti qui. Questa manifestazione è nata, ripeto, in due minuti dal basso, è diventata un tam-tam. Vi farò sentire la voce degli organizzatori, senza nessun colore, è veramente trasversale, si vede anche qui e si vede dalla raccolta firme su change.org, veramente un'onda anomala positiva. E se anche un messaggio di libertà e democrazia arrivasse ad una sola persona, io credo che l'obiettivo è stato raggiunto. E allora, che dire, ringraziamo, non abbiamo la possibilità di citare tutte le persone, le autorità che da ogni angolo d'Italia hanno aderito, ne cito alcuni per tutti e so che non vi offenderete: Nando Dalla Chiesa, Paolo Borrometti, l'Ordine dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, l'Associazione Renata Fonte, Libera, ecco. Allora grazie. Io ai cittadini di Parabita, a chi c'è e a tutti i cittadini di qualsiasi comune d'Italia e del mondo auguro libertà, la felicità di potersi svegliare al mattino con un sacco di problemi, magari, per carità, e di non avere nessuno che ti fa così sulla schiena e ti chiede la contropartita di un favore che ti ha fatto prima. E allora entriamo nel vivo, spieghiamo le ragioni di questa manifestazione dalla viva voce degli organizzatori. Cominciamo con Giuseppe Fornari, avvocato impegnato nel sociale. Grazie, grazie Fabiana, grazie a tutti voi di essere qui. Noi non siamo qui per una persona, non siamo qui per una sola parte politica. Questa è una manifestazione dei cittadini del Salento per i cittadini di Parabita. Noi, guardate, appena abbiamo iniziato a pensarla questa cosa, al primo momento in cui l'abbiamo iniziato a comunicare, ci sono arrivati una serie di messaggi. Chi ve lo fa fare? Perché andate da Lecce a Parabita? È il primo maggio? Beh, intanto voi siete il motivo per cui siamo qua, la vostra presenza qui. Poi perché, guardate, non servono atti eroici
per sconfiggere la criminalità organizzata. Serve la presenza di ciascuno di noi, serve la presenza delle persone per bene. Serve che ogni qualvolta ci sono segnali che ha un lettore neanche troppo attento, ha un semplice lettore, appaiono inequivocabili, quelli che ha citato prima Fabiana Pacella, ma altri, un candidato che si ritira dalla competizione elettorale, una competizione elettorale monca, vuol dire non soltanto che vengono attaccati, che viene attaccato il nostro vivere quotidiano, ma che vengono attaccati i cardini della democrazia. Noi questo non lo possiamo consentire, per questo siamo qua, per questo motivo siamo qua. E poi siamo qua anche perché è il primo maggio e ci hanno detto che c'entra il primo maggio con... Invece c'entra perché la mafia toglie tutto, pochi riescono a togliere tutto. Noi dobbiamo essere qui e dimostrare di essere di più, so che siamo di più, anche molti di più di quelli che sono qua, per dire che liberarsi dalla mafia vuol dire anche opportunità di lavoro, vuol dire non essere soggiogati dalla necessità di chiedere favori, vuol dire poter pretendere diritti, questo vuol dire combattere la mafia. E allora grazie infinite a tutti quelli che hanno aderito alla manifestazione, sono davvero tantissimi, quasi 2000 persone hanno aderito al nostro manifesto, è una cosa impensabile in pochi giorni. Noi partiamo da qua, è un inizio, continueremo ad esserci tutte le volte che lo riteremo necessario, senza distinzione di bandiere, di posizioni politiche, a difesa di questa o di quella persona, a difesa della libertà dei cittadini di Parabita, in questo caso del Salento in generale. Ci sono un sacco di amici, anche di amici importanti che rappresentano le istituzioni o che le hanno rappresentate, naturalmente li ringrazio tutti, ma davvero io vorrei che rimanessimo sulla gente, sulle persone, e sono loro che voglio ringraziare una per una per essere qui, voglio guardarvi tutti. E voglio dire appunto che il mestiere di cittadino, lo dice spesso un mio amico di Lecce che si chiama Carlo Salvemini, il mestiere di cittadino è quello più difficile. Quello che ci impone quotidianamente di tenere la testa alta, ma è anche quello che dà più soddisfazioni, perché è quello che ci fa liberi, che ci rende liberi da pochi che vogliono invece sopraffarci con soprusi, minacce, intimidazioni. Quindi andiamo avanti a testa alta, io ridò la parola a Fabiana che continuerà a gestire questa giornata e vi ringrazio di cuore, per me è una giornata meravigliosa, è un primo maggio stupendo, grazie a tutti di essere qui, grazie davvero. Grazie Fabiana. Grazie a voi. No, una cosa, no? Quando si dice chi collabora, chi no, poi il Salento è questo, noi siamo persone di cuore, al netto di paure, ritorsioni, minacce, il Salento è una terra straordinaria e piena di contraddizioni, bellissima e amara, e oggi raccontiamo la pagina bella, non c'era la corrente, non sapevamo come montare queste nostre cose, la corrente ci viene dai cittadini di Parabita, vedete che con una prolunga hanno risolto quello che altri non sono stati capaci di risolvere, ecco. Chi governa i comuni, le comunità, non ce lo dimentichiamo, sono i cittadini. Chi siede nei palazzi rappresenta i cittadini, ma ricordate che il paese, ogni paese è vostro, è nostro, abbiamo un ruolo e lo dobbiamo esercitare al meglio e ribadisco ancora una volta in maniera libera. Tra le istituzioni per tutte, cito la Regione Puglia presente, anche la Regione, la Provincia, ci sono tutti. Veramente non è una passerella, è una necessità di esserci e di ribellarsi a questo modo di fare con la faccia, non con le chiacchiere. Chiamo Loredana Capone per il messaggio della Regione. Oggi siamo Giuseppe, Fabiana, Loredana, siamo questo. Prego. Intanto veramente un ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato questa presenza, l'hanno fatto con una petizione ma poi ci siamo ritrovati, ecco, ed è bellissimo, quindi un ringraziamento a te Fabiana, a Giuseppe, a Gianfranco, a Nico, a tutti voi che avete collaborato in questa iniziativa. Io penso che non ci vogliano molte parole, che basti il significato proprio della presenza. Oggi non siamo qui per altro, siamo per
dire che la libertà è importante la libertà di candidarsi, è importante la libertà di essere presenti a vantaggio e a favore dei cittadini, è importante non ricevere quel puzzo, non sentire, come dice Paolo Borsellino, quel puzzo del compromesso morale, della contiguità che spinge a fare delle cose che non si devono fare ma che si fanno sotto minaccia. Quindi è questa la presenza che noi vogliamo garantire, e su questa presenza io credo che ci siamo tutti. Chi è qui per questo. Quindi grandi, siete stati bravi, un abbraccio fortissimo a Marco, con l'augurio che la prossima volta riusciamo a ritrovarci tutti prima che qualcuno sia costretto a rinunciare, perché non ci siano altre rinunce, perché l'affetto delle persone si deve sentire quando è necessario e quando può consentire l'esercizio della libertà. Grazie a tutti. Brava. E io ringrazio anche le forze dell'ordine, quelle che si vedono perché c'è la divisa, e quelle che sono comunque tra noi. Fidatevi, non possono lavorare da soli, dobbiamo fare la parte nostra. Fidatevi, affidatevi allo Stato migliore che c'è, però ha bisogno di noi, perché lo Stato siamo anche noi. Collaborate, non abbiate paura, lo so, lo dico, il coraggio se uno non ce l'ha non se lo può dare, va bene, ma ci sono tante forme di collaborazione. Sono dalla parte nostra, sono con noi, non vi tirate indietro. Io chiedo a Don Raffaele Bruno di Libera, non so dove sei Don Raffaele, di raggiungermi. Il messaggio di Libera Puglia, Libera Lecce è stato strepitoso. Ecco, Don Raffaele. Grazie. Beh, io dico quello che abbiamo scritto nel nostro comunicato. Se manca la serenità, abbiamo l'obbligo di organizzare l'inquietudine. Qualcuno ha detto prima, c'è anche un dopo. Il rischio sapete qual è? Che siamo presenti il giorno in cui siamo convocati. Il prima e il dopo non deve essere me ratto la panza ma ci aggiuffare, su cose brutte ma ci potimo fare, no. E non dobbiamo fare cose straordinarie, dobbiamo essere cittadini. Semplicemente cittadini. Un abbraccio a Marco, però consentitemi un abbraccio anche agli altri due che faranno la campagna elettorale, e l'augurio è che la campagna elettorale, il momento elettorale, momento sacro di cittadinanza, sia davvero un momento di democrazia e di libertà, nella consapevolezza che non stiamo parlando di parabita. Stiamo parlando di noi, di ciascuno di noi, perché le mafie nel Salento ci stanno. E il problema, lo dice sempre Don Luigi, non sono i mafiosi, il problema siamo noi, che abbiamo sempre cose da fare. Poi arriva il giorno in cui ci riempiamo la bocca e parliamo di legalità. Legalità, no grazie, non ci serve la legalità, ci serve giustizia, ci serve ritrovarci insieme, stare insieme. Domandiamoci, a Parabita come a Sogliano come altrove, perché anche distinguere tra paesi sciolti e non sciolti è tutto un discorso che a volte rischia di creare delle macchie o di autorizzare qualcuno a puntare l'indice. Non è questo il problema. Il problema è quello di interrogarci se la nostra vita quotidiana è una vita di libertà o meno, se è una vita di giustizia o meno, se è una vita in cui stiamo costruendo effettivamente società. Il rischio qual è? Il rischio è di andare avanti costruendo gruppi e gruppetti. Ci sono i gruppi buoni, i gruppi cattivi, i gruppi chic e quelli menati, ma sempre gruppi sono. E in tutti questi gruppi, lo dico da prete, perché anche noi come preti abbiamo un grosso problema. Fino a quando noi, ognuno con le proprie caratteristiche e con il proprio gruppo di appartenenza, continueremo a coltivare il giardinetto
perché così il nostro gruppo è bello, il nostro gruppo è forte, il nostro gruppo è apprezzato, è ammirato, è applaudito. Non stiamo costruendo, stiamo percorrendo percorsi di mafiosità. Stiamo percorrendo. E allora, no legalità, giustizia. Oggi è il 1° maggio. Qualcuno ricordava che solamente nella fascia giovanile, un giornale oggi, in provincia di Lecce ci sono 60.000 giovani senza lavoro. 60.000. E noi? E noi, non solamente il politico, l'assessore, eccetera, perché quando cominciamo a preoccuparci del politico e dell'assessore, significa spesso, non sempre, non generalizziamo, ma spesso significa che ci stiamo allenando a percorrere il viottolo della richiesta del favore. Lavoro è un diritto, è un diritto. Bravo. Prima di essere un'offerta, è un diritto. E allora educhiamo a chiedere lavoro, educhiamo a programmare lavoro. E poi l'altro aspetto, il nostro modo di stare insieme, ci lamentiamo sempre. La politica, sì, la politica è bassa ormai, c'è poco da fare. È bassa, sapete perché? Non perché mancano i programmi, ma perché non c'è la gente. Perché non c'è la gente. E la politica non può essere quella dei tecnici, quella degli esperti. La politica parla di Giovanni, di Maria, di Francesco, di quello e di quell'altro. O parla di questo ed è politica, altrimenti sarà pure programma bellissimo, ma fatto da tecnici, cioè in un contesto di mafiosità. Ci pensiamo noi. E allora il problema non sono i mafiosi, il problema siamo noi. L'augurio è che se non c'è stato un prima a questo appuntamento, che ci possa essere un dopo per tutti noi. E allora, se manca la serenità, organizziamo l'inquietudine. E allora dicevamo, non siamo qui per commentare, criticare, giudicare le scelte di nessuno. Ognuno è libero di scegliere come meglio crede. E ognuno è libero di venire qui, è stato libero di venire qui portando la sua piccola grande storia personale, col cuore, perché il cuore arriva sempre alla gente. Poi se qualcuno non la vive così, beh, è un problema suo. L'importante è che ci siano persone di buona volontà e mi pare che ce ne siano davvero tante. Marco Cataldo ci ha chiesto la parola, diamo la parola a Marco Cataldo, anche se non lo vedo, poi lui è minuto, quindi si perde tra queste persone altissime. Marco, dove sei? Io avevo chiesto di venire a fare questo saluto a tutte le persone che avevano intrapreso insieme a me questo cammino civico a Parabita. Barbara, vabbè. Francesca. Arrivano gli altri. Vieni Francesca. Vabbè, come sempre avevo scritto due parole, ma andiamo a braccio. Io volevo ringraziare tutti quanti voi per essere qui. Il primo ringraziamento lo faccio ovviamente a tutti coloro i quali sono stati gli organizzatori di questa iniziativa. Molti mi hanno chiesto, molti parabitani mi hanno chiesto, ma chi organizza? È un po' partito dal basso, quindi a voi va questo ringraziamento perché avete da lontano interpretato un atto forte e quindi lo avete colto, avete voluto dimostrare solidarietà e avete coinvolto un panorama ampio dal punto di vista istituzionale. Io vedo tantissimi sindaci, amministratori, candidati sindaci, candidati amministratori, ovviamente sono tantissimi e questo è un bel segnale, no, per il fatto che un territorio così forte come il Salento c'è. Però devo anche ringraziare tutte le autorità, in particolare tutte le forze dell'ordine, perché
Ci sono stati sempre, ci sono e ci saranno, e hanno da subito dimostrato grande competenza, hanno da subito, sono subito intervenuti, hanno subito dato le garanzie perché si potesse andare avanti e si potesse proseguire. Devo ringraziare soprattutto loro. Devo ringraziare i commissari prefettizi che hanno fatto un lungo lavoro in questi anni a Parabita, insieme alle forze dell'ordine hanno portato avanti questo percorso, che non sarebbe stato un percorso, lo sapevamo già, semplice, però si è portato avanti questo percorso e è arrivato a termine. Devo però ringraziare anche, ringrazio ovviamente le persone che sono alle mie spalle perché ci hanno messo la faccia, e volevano dimostrare insieme a me del fatto che insieme col civismo si poteva rappresentare una Parabita migliore, si poteva lavorare per una Parabita migliore. E ultimo ringraziamento lo faccio soprattutto alla mia comunità Parabita, perché oggi chi vive il primo dramma di tutto quello che sta accadendo sono i parabitani. Sono i parabitani, non è Marco, non è la lista civica di Marco, ma sono loro che vivono questo dramma, perché i parabitani non meritano tutto questo. Parabita non è questo. Parabita è una comunità fatta di tante competenze, di commercianti, artigiani, giovani che sanno fare, hanno già fatto e possono continuare tranquillamente a farlo. Questa è soltanto una piccola parentesi che ha avuto un inizio e ha avuto una fine. Io sono convinto che Parabita da subito potrà dare forza ai suoi giovani, ai bambini che sento dietro giocare, con i quali abbiamo in questi anni organizzato tante iniziative. Sono convinto che li potrà aiutare a fare le loro botteghe digitali nel centro storico, piuttosto che supportarli a formarsi, e sono convinto che potrà dare una mano a questo patrimonio immenso e bellissimo che abbiamo. Quindi questa è la Parabita, una Parabita che saprà affrontare. Io vedo di fronte alla casa comunale i problemi amministrativi che tutti quanti conosciamo, e tutti quanti, chiunque esso sia, li dovrà affrontare di petto e non nasconderli, come magari potrà essere il percorso più semplice da fare. E sono convinto che si potrà dare valore a tutto quello che questo territorio ha. Quindi a loro mi preme dare questo ringraziamento particolare, perché loro sono quelli che stanno soffrendo più di me quello che è successo, il fatto che si parli male di questa comunità. E quindi questa iniziativa non è un'iniziativa che vuole dare risalto a ciò che di male c'è stato in questa comunità, ma un'iniziativa che aveva e ha tutt'altro, come oggi stiamo vedendo, tutt'altro altro aspetto. Io adesso parlo di una cosa che mi sta a cuore dirvi, che è la mia scelta, la scelta che ho fatto, una scelta che alcuni hanno condiviso e accettato, altri non hanno condiviso, non hanno accettato, e me lo hanno anche espresso in maniera diretta e chi indiretta. Io ritengo che in queste ore si è parlato tantissimo di coraggio, quindi proprio l'approccio del concetto di coraggio, cioè che cos'è il coraggio? Il coraggio è l'andare avanti senza se e senza ma, oppure come diceva prima, sentivo prima l'intervento di Libera, vabbè ma queste cose sono sempre successe, vabbè ma che ti aspettavi tu, che hai sempre parlato di legalità, hai fatto iniziative sull'omicidio più triste della storia del Salento, di una bambina di 2 anni e mezzo, che cosa ti aspettavi? Rose e fiori? No, io non mi aspettavo rose e fiori, però io mi aspetto che a nessuno, a prescindere dall'appartenenza politica, possa essere turbata la serenità. Allora per me anche il coraggio avere la forza di fermarsi e dire basta, a me manca la serenità, a me è stata privata, a me e alle persone che sono intorno, in un progetto molto più ampio, un progetto di persone che stavano dedicando parte della loro vita ad affrontare i temi amministrativi di questa comunità. Quindi per me questo è il coraggio. Io credo che il coraggio sia anche questa parte. Poi ognuno di noi ha una sua visione e non per questo debba essere per forza condivisa, accettata. Io oggi vedo qui anche le altre forze più politiche, forze della nostra, che si propongono, quindi devo ringraziare soprattutto alle forze politiche di questa città, della città di Parabita, che oggi, a prescindere dall'appartenenza, hanno deciso di presenziare e essere qui oggi, quindi a dimostrare che c'è una solidarietà che va in modo molto più ampio.
E niente, io concludo rispondendo a una delle tante domande che mi vengono poste, ma adesso è finita, voi intendi finire la tua carriera politica. Allora, io in realtà non l'ho mai iniziata e, come ho sempre detto, non sono affezionato al concetto di carriera politica. Invece, una delle cose alle quali sono innamorato, e chi mi conosce lo sa che lo sto continuando a fare, magari non soltanto a Parabita, è quello che io vedo fare a molti di voi ogni giorno, cioè l'impegno quotidiano, l'impegno civile, a prescindere adesso dal ruolo che ognuno di noi ricopre, a prescindere se sia o non sia la passerella, a prescindere se sia la primo piano o secondo piano. Ecco, io questo continuerò a farlo perché sono innamorato di quello che faccio e credo che il mio contributo, insieme al contributo di ognuno di noi, di voi e di noi, possa continuare a costruire e a dare risalto a ciò che per il momento si è solo offuscato per un attimo, quello di avere una Parabita migliore. Grazie ancora. Grazie Marco, io tra tutti vedo che ci sono delle persone, lo dico perché ci tengo col cuore, che sono venute a Parabita da Francavilla Fontana, che non sono proprio due passi, vi ringrazio con tutto il cuore. Ecco, questa è l'onda anomala positiva che ci piace. Ecco. E allora concludiamo. Noi non vogliamo, vieni Nico Barletti, noi non vogliamo con le nostre firme fare nulla, non vogliamo chiedere nulla se non l'attenzione che già c'è delle istituzioni e delle forze dell'ordine, l'attenzione nostra, di ogni singolo cittadino, di ogni più piccola realtà di questo splendido paese che è l'Italia. Prego Nico. Grazie Fabiana, grazie a tutti ovviamente per essere qui. Per essere qui a difendere i valori dello stare assieme, per cui lo stare assieme è indipendente dalla distanza chilometrica, naturalmente, dico, c'è il sacrificio di chi viene da più lontano. Noi veniamo da Lecce, qualcuno ci ha chiesto, vabbè, ma voi venite da Lecce, che state a fare a Parabita? Perché andate a Parabita? Noi siamo qui a Parabita perché il nostro compito principale di associazione civica è quella di coltivare la piantina, che all'inizio è una piantina piccola, la piantina del civismo. Che vuol dire? Non è una parola vuota, è questo il civismo. Siete voi il civismo, siete voi che siete qui oggi il civismo, siete voi che qui sarete domani il civismo. Il coraggio, la responsabilità, ecco, questa parola, diciamo, in genere viene dimenticata. Chi fa politica, e io penso che tutti i cittadini fanno politica e debbano fare politica nel senso alto del termine, cioè nel capire quali sono i valori dell'essere umano, i valori dello stare assieme, il valore dei confrontarsi. Il valore di ritrovare una piazza, un agorà in cui discutere, in cui, dico, mettere a confronto le diverse posizioni. La diversità è il cuore e la linfa di una comunità, ma la comunità, in questo caso di Parabita, la comunità è una comunità per noi, innanzitutto la comunità salentina, quindi la necessità, dico, di capire in che maniera riusciamo nel nostro piccolo, partendo dal basso, è stato detto, quella di ritrovare l'etica della responsabilità, cioè l'etica del definire quali sono i principi minimi dello stare assieme. E quali sono i principi minimi? Il rispetto, anzitutto, perché se non c'è il rispetto c'è la prevaricazione, e se c'è la prevaricazione c'è l'appiattimento, c'è l'indifferenza. Lo diceva Don Raffaele prima, l'indifferenza va combattuta perché il principale male del civismo è il principale veleno della politica, e la politica deve essere questo, innanzitutto riportare la dignità della persona in primo piano e riportare in primissimo piano la difesa del bene comune. Che cos'è il bene comune? Il bene comune è la libertà
del potere stare assieme e del potere esprimere liberamente i propri convincimenti. Grazie. E allora è bello che ci sono anche, proprio perché non c'era una scaletta, le cose dell'ultimo momento, ed è bello che un parabitano, e dico un parabitano, voglia prendere la parola. Prego, Daniele. L'applauso lo dovreste fare più forte però. Buongiorno a tutti. Allora, io voglio semplicemente esprimere questa mia testimonianza di parabitano che vive e lavora fuori. E per dare un po' la sveglia ai parabitani che purtroppo credo che siano un po' addormentati, perché io che vivo questa situazione vedo i commenti, vedo e sento le opinioni di persone che sono all'esterno, ovviamente. Parabita, cari parabitani, non è vista bene, e quello che sta succedendo a me non inorgoglisce assolutamente. Io oggi vedo più persone che vengono da fuori paese che parabitani. Io mi sarei augurato una presenza molto più forte da parte dei parabitani. Io mi sarei augurato un abbraccio forte e fortissimo da parte di tutte le formazioni politiche. Io da parabitano provo vergogna. Non è bello, non è bello. Credo e spero, anzi, che ci sia un moto d'orgoglio, e spero che questo paese non stia finendo come quella rana bollita che si assuefa al calore fino a che non ci muore dentro. No, cominciamo ad uscire da questa pentola che sta bollendo, cominciamo a saltare fuori, perché non è bello. Io amo il mio paese, amo Parabita. Sentirmi dire che Parabita è condizionata dalla mafia a me ferisce profondamente, e non è una cosa bella, ve lo dico, non è una cosa bella per chi è nato, per chi è vissuto qua e per chi come me, chi conosce la mia storia lo sa, ha anche investito molto in quel tessuto sociale che adesso è minato ed è contaminato soprattutto. Questa non è una cosa bella, bisogna veramente tirarsi fuori, parabitani, tiratevi fuori da questa pentola che bolle. Sentite il fuoco sulla vostra pelle e cominciamo a reagire tutti. Ognuno con le sue idee, assolutamente, ognuno con le sue idee, però cominciamo ad uscire da questa caspita di pentola che sta bollendo. Grazie a tutti. Una testimonianza preziosa. Meno social e più prossimità, meno chiacchiere e veleno su Facebook e più parole anche di disaccordo vis-à-vis. Guardiamoci in faccia, perché nei paesi nostri ci conosciamo tutti. È inutile nasconderci dietro una pagina che ci rende monadi e dimenticare che siamo cittadini, che siamo persone, che ognuno ha la sua storia, bella e brutta che sia, e che queste storie devono camminare. Io auguro ai parabitani, a tutte le persone, di riappropriarsi, tra virgolette, del municipio, di riappropriarsi delle loro strade, dell'ossigeno che c'è per strada, di respirarlo a pieni polmoni. Io ho frequentato Parabita per tanti mesi, ci ho lavorato, non è una storia felice la mia su Parabita, però è una storia che mi ha dato la possibilità di conoscere anche tantissime persone per bene, e allora che facciano da traino queste persone. Io vi auguro libertà, ve l'auguro con tutto il cuore, in ogni sua forma, e ricordatevi che questa mafia non meglio identificata, che ha sì volti, nomi, ma bene non si capisce, la faccia non ce la mette. Noi sì, quindi fate un po' voi. Truffatori, terra di fuoco, terra di acqua, terra di monti e di speranza, terra di geni, di operai e mille madri, di cornuti e innamorati, di politici e qualunquisti. Terra di cani, terra di gatti, di affluenti a cieli aperti, terra di comici e barzellettieri, di tormenti e di veleni, terra padana, siciliana, terra randaggia, spezzettata, terra venduta, ricomprata con insanguinocenti.